Bella Top Zia e benvenuti in questo video tanto delicato. È un video delicatissimo che invito a vedere e a seguire soprattutto ai nuovi giocatori di Genshin Impact e a quelli che saranno i nuovi giocatori di Genshin Impact, e consiglio ai vecchi giocatori di andarsi a prendere popcorn, sedersi, perché sarà una bella cavalcata. Perché? Perché due giorni fa ho fatto una cazzata. Ho fatto una tier list di Genshin Impact. No, Zerga, il contenuto del demonio, quel contenuto che non puoi fare su un gioco come Genshin. Già, dopo più di 2 anni che me l'ero scampato, avevo fatto solo delle classifiche di bellezza, perché non credo assolutamente in forza classificata all'interno di un gioco come questo, preso dall'esasperazione, ho fatto un esperimento e ora lo uso, vorrei tanto usarlo come case sharing e pietra miliare sul quale iniziare a fare un discorso ai nuovi giocatori che diventeranno parte della community di Genshin Impact, in modo tale che non diventiate tossici e che vi divertiate con questo gioco. Quindi ascoltatemi attentamente, perché vi dirò delle cose super importanti col cuore in mano, anche perché nel mio super piccolo sento anche una piccola responsabilità riguardo a una community che con me è sempre stata abbastanza gentile e che io amo particolarmente. 2 giorni fa ero live su Twitch e stavo buscando su Overwatch, ho perso 3, 4, 5 competitive di fila per colpa degli healer che non curano i tank, e all'ennesima domanda, Zerg è più forte questo o è più forte quello? Ma io gioco questa, è più forte, ma non è vero, il mio amico dice quello, ma tu non capisci niente, fai da gente che litigava. Io ho detto, vabbè raga, m'avete rotto, ma facciamo il contenuto, volete il content? Benissimo, facciamo la tier list onesta, quindi da uno che gioca dal day one, di quella che è la situazione attuale di Genshin Impact a livello di forza. Ma è onesta, Munit, è onesta, non ve lo dicono ste cose qua, nessuno vi dice sta roba qua, le cose vere, la strada, è la tier list da strada, da colui, da chi gioca da 2 anni e non ha paura di beccarsi gli insulti perché gli metti una Yuemiya in C. Quindi ho fatto, quindi la tier list cos'è? Un elenco dal migliore al peggiore in più cose, film, videogiochi, personaggi, che tiene conto di più variabili possibili. In Genshin, spoiler, è impossibile farla. Però è possibile farla a modo, però questo poi ne parliamo dopo. E allora lì ho cominciato, anche facendo dello show, a vomitare tutto quello che pensavo, ma con cognizione di causa. E molti di voi erano super d'accordo con quella tier list. Forse vi farò vedere, forse no, vabbè, quello vediamo. Altri chiaramente in disaccordo, ma cos'è successo? È entrata un botto di gente, c'avevo il pienone, e come secondo c'avevo un botto di coglione, non capisci un cazzo. Il meme di me, coglione non capisci un cazzo. Ed è qua che nuovi giocatori vorrei che mi tendeste l'orecchio, perché è molto importante, secondo me, approcciarsi al gioco di Genshin Impact nella maniera giusta. Genshin Impact è un gioco, poi parliamo della tier list un po' meglio, però Genshin Impact è un gioco che ha come punti di forza il fatto di avere molti personaggi. Gacha può essere un punto di forza, un punto debole per alcuni, va bene, e voi potete giocarne tanti, affezionarvi a molti, waifu o sbandi o comunque in generale, e quindi essere in grado di potervi, di poter costruire, buildare, no, equipaggiare, far livellare il vostro personaggio preferito e andare in giro con un team che lavori con lui o con un team di personaggi che tanto vi piacciono, seguendo 2 piccole regoline, non serve fare delle cose incredibili che devono essere stricte per il meta, dandovi la libertà di giocare e di vivere la vostra avventura, amando questo tipo di personaggio, storia e ambiente che lo circonda, permettendovi inoltre di arrivare anche al contenuto finale che è l'abisso, riuscendo a completarlo grazie al susseguirsi delle vostre conoscenze che aumentano, e comunque sempre con quel personaggio che magari tanto amavate, che magari nelle maggior parte delle tier list di content creator o di siti specializzati è al livello più basso. Io vi ricordo, giusto per fare un esempio, un case sharing di un altro videogioco, che in Super Smash Bros. Melee, Jigglypuff era al tier più basso. Hungrybox vi dice qualcosa? Ma vabbè, questo è un altro discorso. Quindi, la cosa che è molto importante, che vorrei che appunto fosse ben chiara, è che Genshin non è un gioco PvP.
È un gioco PvE, player versus environment. Non avrete alcun tipo di challenge con nessuno dei vostri amici. Non ci sono leaderboard, non ci sono tempi, non ci sono cose che il gioco vi invita a fare contro qualche altro giocatore. Lo potete fare tra di voi in circuiti privati, vi diverte, vi piace, fatelo. Ma non c'è nessuno che vi forza a giocare quello che non volete o che vi forzi a fare qualcosa contro qualcun altro dandovi ansia. È un luogo dove giocate e vi divertite e in coop potete passare del tempo insieme. Questo deve essere chiarissimo. Avendo ben presente tutto ciò, capite che il salto dopo fare una tier list rigida dove vi dico qual è il personaggio più forte è abbastanza impossibile da fare. E io comunque ci ho provato. Ho fatto veramente una tier list onesta di uno che gioca dal day one con in mente tutte le value possibili immaginabili, tranne una. Tranne una che è impossibile da mettere, è impossibile. Ovvero ho tenuto conto del le possibili addirittura costellazioni che potreste avere di questo personaggio se giocate da tanto perdendo i 50-50, specialmente sui 5 stelle. Situazione all'interno del meta degli elementi in questo momento. Situazione di quello che fa all'interno di un team e quanto è versatile, quanto è facile da buildare, quanto sia ottimo magari non in singolo ma in combo con altri. Ho fatto tutti questi ragionamenti qua, ma c'è solo una cosa che non potevo fare, capire cosa gli avete messo addosso. Non so che arma, non so che artefatti gli avete messo addosso. E quindi i personaggi che magari sono low tier ma equipaggiati come Dio comanda, allora lì volano, capendo che è tutto soggettivo e non è rigido e oggettivo come magari in altri giochi. Altri giochi dove magari hai tu, non ti so dire, una componente di soggettività che è chiaramente come voi giocate, quindi come voi siete bravi a battere, a muovere la tastiera o il pad eccetera, ma quello chiaramente lo è in tutto, è un RNG che in tutto non può essere valutato, ma all'interno di alcuni giochi molto più rigidi, magari da 50, 40, 60 euro senza upgrade e cambiamenti di alcuni personaggi, quello fa quello ed è più forte di quello che fa quell'altro, punto, non è che ci si può ragionare tanto. In Genshin questo è molto più flessibile e motivo per il quale io ho fatto questa tier list. Io mi sono preso una marea di insulti da gente che purtroppo entra, non ha idea di quello di cui io sto parlando e valuta come se lui fosse un esperto che quello è sbagliato. Esempio su tutti, Yuemiya in C, Yanfei in A. Perché se tu non giochi quello che ti piace, allora cosa ci fai qui a fare? Guardate, guardate come vi state indignando. Madonna, madonna ragazzi, mamma mia, che... Yuemiya, presupponendo che Yuemiya è la mia waifu e che io la amo alla follia, personaggio bellissimo che vorrei tanto giocare e che gioco con un full crimson e un thunder impulso, come hai usato? Si vede che non capisci proprio un cazzo, sei un coglione, come si fa? E in più hai messo Zhongli top tier, quindi si vede già che tipo di giocatore che sei, capite? Che tipo di giocatore che sono? Un giocatore che si diverte, che gli piace Zhongli. Perché hai messo i miei C? Perché credo che a endgame faccia molta più fatica rispetto ad altri 5 stelle, perché è tanto su single target. Su single target lo apre come una cozza col team giusto, ma su multi target fa un po' più fatica. Ho messo Yanfei in A perché? Perché magari da free to play che hai tenuto delle wish e sei riuscito a prenderla, ti worka da dio con una spesa davvero minima e l'hai equipaggiata con davvero poco tempo e ti worka da dio, non la cambierai mai. Però queste sono cose che sono personali, sono cose che vengono filtrate attraverso noi stessi e ho preso una quantità di insulti, ho fatto una quantità di ban che è stato veramente meraviglioso. Quella è tossicità e io vorrei tantissimo che invece voi non la viviate in questa maniera qui e che diffidiate un pochettino o che comunque siate in grado di filtrare, come è giusto che sia, una tier list fatta in un modo di un determinato tipo. Voi dite ok, io comunque ho le mie idee, questo mette, per dirvi, io vi ho messo una vi ho messo ad esempio un Bennett in S. Ok, quello ha messo Bennett in S, non mi piace. Perché lo ha messo Bennett in S? Magari mi vado a vedere una build, magari me lo studio, magari lo gioco un po', che possa usare, esservi d'aiuto come curiosità. Ma non prendetelo assolutamente come oro colato e per l'amor di Dio non create delle tifoserie, perché è una community che si allargherà, è una community che diventerà, spero, molto vivace e il pericolo che diventi ancora più tossica purtroppo è dietro l'angolo. E io mi sento anche un po' responsabile di questa cosa qui e non vorrei che per l'appunto si creasse una situazione di questo tipo. Vedrete, nuovi giocatori, vedrete che se voi
vi approccerete a questo gioco nella maniera giusta, vi divertirete davvero molto, vivrete un'esperienza davvero interessante, e io vi prometto che vi porterò su piano piano, vi darò tutti i consigli che posso, cercando di valutare tutti i vostri bisogni, dandovi quelle informazioni che avrei tanto voluto avere io all'inizio quando ho iniziato a giocare. Ma la base è questa: capire che bisogna divertirsi con quello che vogliamo giocare, senza andare a fare dogmi rigidi. Avete capito questo? Da domani sarò pronto con i miei contenuti a migliorare assolutamente l'esperienza, spero, di ognuno di voi, andando a sovrascrivere anche guide passate, poiché la mia conoscenza e la mia, mio background, la mia consapevolezza del gioco chiaramente in questi anni è cresciuta. Vi lascio comunque, non so se vi ho fatto vedere dei piccoli spezzoni, degli insulti, non credo, perché comunque non è che sono andato in escandescenza, ma ci tenevo molto veramente a fare questo video e a farvi capire che le tier list lasciano veramente il tempo che trovano, l'importante è che voi vi divertiate. Vi auguro una buona serata, ma vi invito prima a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei social. Vi ricordo che sono live tutte le sere, scusate il casino dello sfondo e le luci sbagliate, la telecamera storta, perché sto finendo il trasloco, è tutto lì, anche il computer, ora monto tutto, finisco questo video e mi metto a montare tutto, gli occhi rossi perché c'è polvere, sto morendo. Però io vi ringrazio comunque per essere stati con me fino ad ora e vi auguro veramente una buona serata, e noi ci vediamo stasera. United States of Zerga. Ciao belli.